E allora buonasera, buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia. Buonasera da Francesco Repic. È il penultimo confronto della fase a gironi della Champions League della formazione campione d'Italia, opposto alla Siviglia che guida il gruppo H con 10 punti, a 8 la Juventus, a 4 il Lione, 0 punti per la Dinamo Zagabria che sarà l'ultimo avversario della Juve il 7 dicembre allo stadio di Torino. Le squadre sono già all'interno del terreno di gioco, la vigilia di questa partita è stata sporcata dall'incidente ieri sera nel centro cittadino. Un tifoso belga di 25 anni, un tifoso della Juventus, è stato gravemente ferito da un collo di bottiglia, ferite al braccio, alle gambe, al torace, è stato operato nella notte, è fuori pericolo, non corre per rischi, quindi non c'è pericolo di vita per questo 25enne belga tifoso della Juve. E tuttavia la vigilia di questa partita, come dicevamo, è stata sporcata da questo evento, tanto che questa sera all'ingresso dei tifosi qui all'interno dello stadio Ramon Sanchez Pizjuan in tutta la zona ci sono più di 800 uomini delle forze dell'ordine a presidiare la situazione, a verificare che tutto si svolga nella maniera normale, così come vorremmo essere. Tutte le partite di calcio e tutto infatti si è svolto nel migliore dei modi, almeno relativamente a questo momento. Pallone che spiove in area, pericoloso il colpo di testa di Mandzukic ad allontanare, ancora sui piedi di Vasquez, però al vertice un altro traversone, ancora un colpo di testa ad allontanare, quello di Rugani, poi la conclusione e la rete splendida da parte del Siviglia. Chiediamo proprio con il numero 22 della squadra di casa, anzi no, vediamo un attimo che c'è una gran folla attorno al marcatore, è stato un gol splendido, una girata di destro al volo dal limite dell'area di rigore, pallone che è passato tra una selva di gambe e si è insaccato proprio alla destra dell'angolino basso di Gigi Buffon, che nulla ha potuto sulla conclusione, dobbiamo dire, bellissima del giocatore del Siviglia. Il controcross era arrivato da destra ad opera di Franco Vasquez, la respinta di Rugani, il pallone al limite e poi una battuta al volo violentissima con il pallone che è finito proprio all'altezza del palo destro della porta difesa da Buffon, il gol quindi ad opera, se non andiamo errati, del numero 21 della squadra di casa, quindi di Parejas, un difensore. Effettivamente la corporatura è pressoché identica a quella di Elamy, avevamo quindi scambiato i due giocatori, in realtà andare in gol è stato il numero 21, un difensore centrale al nono minuto nel corso del primo tempo. Cambia il parziale, lo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia, ha segnato Parejas, gol splendido dobbiamo dire, traiettoria pressoché imparabile per Gigi Buffon, pallone che è passato veramente tra una selva di gambe. Nulla ha potuto l'estremo difensore capitano della Juve. Il palleggio dei giocatori di Jorge Sampaoli è sicuramente sopraffino, una squadra ricca di mezze ali, ricca di talento, ma sotto il profilo atletico anche molto molto efficace. Ora Escudero al limite dell'area, parte il sinistro, pallone che spiola la traversa e finisce sul fondo. E ancora una volta difesa della Juve incredibilmente bucata da queste incursioni da sinistra di Escudero. Vitolo in qualche modo quadrato riesce ad allontanare il pallone proprio però sui piedi dell'avversario. Zonzi cerca un corridoio, lo trova per Escudero, dal fondo parte il cross pericoloso, Bonucci che allontana prima dell'arrivo di Vietto, poi in qualche modo Alessandro va via, lancia sul settore di destra quadrato, il controllo del colombiano, la Juve che adesso ha spazio per farsi vedere davanti, quadrato, quadrato dalla parte opposta, Mandzukic in area, Mandzukic palla sul destro, il tiro, il pallone sul fondo, è la prima opportunità della Juve, molto ben organizzata questa manovra in contropiede, bravo in particolar modo quadrato a servire in area di rigore Mario Mandzukic, rilancio è quello di Zonzi, la palla catturata da Marchisio, ora la Juventus è in forcing, siamo al 35esimo, il Siviglia che conduce per 1-0, la Juve che ci prova a farsi sentire lì nei pressi dell'area di rigore dei padroni di casa, pallone allargato sul settore di destra, c'è Rugani che lo controlla, c'è Quadrado che viene incontro alla traiettoria, prova a saltare Vitolo, ci riesce con un tocco per Dani Alves che fa proseguire il colombiano che ha spazio, parte il traversone, rasoterra indietro, il gran tiro di Kedira, il pallone sul fondo di pochissimo, azione gol della Juve e gran giocata dei bianconeri sull'asse destro, il cross di Quadrado al limite dell'area, arretrato per Kedira di prima intenzione, collo interno piede destro, pallone che ha sfiorato l'incrocio dei pali alla sinistra Sergio Rigo che sembrava inevitabilmente spiazzato, grande opportunità per la Juve, da terra Pjanic riesce a servire Marchisio, il pallone su Kedira che salta molto bene Franco Vasquez il quale lo atterra, cartellino giallo il secondo per Vasquez, attenzione arriva il cartellino rosso, Siviglia in 10 uomini, ingenuità di Franco Vasquez che è tornato irregolarmente su Kedira, lo ha messo a terra poc'anzi, quindi il giocatore ammonito era stato Franco Vasquez, autore della prima azione irregolare ai danni di Quadrado, questo secondo fallo, il secondo cartellino giallo per l'ex giocatore del Palermo che se ne va negli spogliatoi, da qui alla fine della partita Siviglia in 10 uomini e insomma questa è una buona notizia per la Juve, tiro dalla bandierina, 2 minuti di recupero
da qui al termine del primo tempo. La Juventus che ci prova proprio allo scadere della frazione con questo corner di Pjanic da destra, all'interno del piede destro, territorio di entrare rispetto alla porta spagnola, parte il traversone del bosniaco, saltano in molti, arriva a colpire Evra, manda sul fondo, c'è nuovamente per una deviazione, attenzione, calcio di rigore per la Juve, calcio di rigore per la Juventus, c'è stato un fallo in area di rigore in mischia ravvisato dalla direttore di gara, il signor Mark Clattenburg e della federazione inglese, un fallo non abbiamo capito di chi, ai danni di chi, ma non ha avuto esitazioni l'arbitro a comandare il calcio di rigore. San Paolo schiuma di rabbia, il pubblico del Ramon Sanchez Pizjuan è indiferito, l'arbitro ha visto qualcosa di irregolare all'interno dell'area di rigore sul traversone in area di Pjanic, c'è forse un fallo ai danni di Bonucci che è finito a terra, la spinta potrebbe essere stata di Mercado, l'arbitro che ha fermato tutto e ha detto calcio di rigore. Ora è proprio un giocatore del Siviglia che va a disturbare la battuta di Claudio Marchisio, Marchisio contro il portiere Sergio Rico, la rincorsa del numero 8, siamo al 46esimo e 20 secondi, la Juventus che ha l'opportunità di pareggiare, la Juventus che è sotto di un gol ma in vantaggio di nuovo, parte Marchisio con il destro, il tiro, rete! Ha pareggiato la Juventus al 47esimo nel corso del primo tempo, cambia il parziale allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia, calcio di rigore realizzato da Claudio Marchisio, ha subito fallo Leonardo Bonucci che era nel cuore dell'area di rigore del Siviglia dopo il calcio d'angolo di Pjanic lontano d'accordo dal pallone, però è altrettanto vero che lo stesso pallone era in gioco, forse spinto da Mercado, il difensore bianconero è finito a terra, l'arbitro ha fermato tutto, ha indicato con l'indice destro il dischetto degli 11 metri da lì, è stato implacabile Claudio Marchisio e siamo in parità 1-1. Pjanic recupera il pallone, serve Marchisio, tocco all'indietro per Rugani, bravissimo a intervenire in anticipo sul Vitolo perché il tocco di Marchisio all'indietro era abbastanza pigro, ma Rugani questa sera sembra assolutamente insuperabile. Buffon ora costretto a rinviare in fallo laterale, la Juventus non deve subire dal punto di vista psicologico questo clima, questa pressione infernale che ora c'è sulla squadra campione d'Italia, ma è sempre la Juventus, è la squadra che domina nel nostro paese, è una squadra che a livello internazionale ha scritto pagine memorabili di questo sport e quindi deve resistere, deve reagire, deve continuare ad andare in avanti, deve riuscire a respingere le iniziative degli avversari a portarsi davanti, perché una vittoria potrebbe voler dire il primo posto del girone con tutte le conseguenze benevole del caso. In area di rigore Sarabia prova a toccare per Vitolo, Rugani ancora lui ad intervenire, a pulire i propri 16 metri, a Chedira, siamo al 16esimo, 1-1 il parziale, Juventus che prova a farsi vedere in avanti, va Dani Alves a portare la sfera in verticale, la Pjanic che ha spazio per avanzare, Pjanic carica il destro, il pallone che viene respinto e catturato in due tempi sul tentativo di arrivare sulla traiettoria da parte di Alessandro ad opera di Sergio Rico, ma Juventus molto molto pericolosa e questa della soluzione da lontano può essere un'arma, Iborra in traffico, ora viene però superato, Khedira una finta al limite, termina a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro, si lamenta Pareca, arriva Zonzi all'indietro per Escudero, è partito Sarabia sulla corsia di sinistra a chiudere il colpo di testa del perfetto intervento ad opera di Bonucci, il Siviglia però che insiste ancora con Vitolo, evitato Pjanic, non Rugani che gli porta il pallone in fallo laterale, anzi guadagna la rimessa con le mani, è rimasto a terra Khedira al limite dell'area di rigore della Siviglia, ora l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del tedesco, certo partita dal punto di vista agonistico molto molto attraente, Vitolo che prova a scappare via, Rugani sempre molto preciso, il controllo mancato da Marchisio, ancora Rugani però a rintuzzare il tentativo di ripartenza del Siviglia, Quadrado si fa respingere un primo cross e poi si addormenta, Mercado che gli recupera il pallone, attenzione Vitolo che prova ad andare via centralmente, Bonucci e Rugani su di lui, Vitolo una giravolta, Vitolo al limite, Rugani splendidamente si oppone e riesce a fermare l'incombere dell'attaccante della Siviglia, attenzione al pallone in aria proprio per Ken che viene anticipato, arriva Bonucci, rete! Leonardo Bonucci ha segnato la Juventus al 39esimo nel corso del secondo tempo, è arrivato il grinta a scaricare il sinistro da 22 metri, una traiettoria imparabile, rasoterra che non ha lasciato scampo a Sergio Rico, la Juventus è in vantaggio, la Juventus in questo momento è prima del girone, la Juventus in questo momento è aritmeticamente agli ottavi di finale della Champions League, l'applauso sportivissimo del pubblico del Ramon Sanchez Pizjuan che ora chiamerà all'ultimo sforzo i suoi giocatori.
giocatori, ma la Juventus ha ribaltato la situazione con Leonardo Bonucci ed ora è in vantaggio per 2-1. Lamy prova il cross, pallone che danza pericolosamente in area, Vitolo che lo cattura sul settore di destra, lo mette sulla sinistra, una sterzata ai danni di Alessandro, una finta, ancora una sterzata, il pallone dal fondo, parte il traversone, respinge Chiellini, poi Rugani dall'area piccola va a rinviare il pallone. La Juventus deve stringere però i denti, la Juventus deve rimanere lì aggrappata a questo parziale, a questo vantaggio di 2-1 che veramente aprirebbe le porte alla squadra bianconera in Europa. C'è da giocare il 7 dicembre contro la Dinamo di Zagabria, parte il traversone di Sarabia, in mezzo Bonucci che interviene di testa, alza la traiettoria, la mette fuori, poi Marchisio per Dani Alves, alle prese con un avversario, colpisce di testa Rugani, ancora lui alle spalle di tutti ad allontanare il pallone di parecchi metri nella metà campo della formazione di casa. Con le mani Borra dal settore sinistro offensivo della squadra di casa, avanza Sarabia, chiude nuovamente Rugani, il migliore in campo per la Juve. La Juventus sta vedendo il passaggio agli ottavi di finale della Champions League, per giunta da prima del girone, se riuscirà a sfruttare la partita tutto sommato facile casalinga il 7 dicembre allo Juventus Stadium contro la Dinamo di Zagabria, che sta perdendo in casa con il Lione e rimane a quota 0 punti. C'è il rinvio di Sergio Rico, il colpo di testa tentato da Zonzi, alle spalle di tutti arriva Marchisio, mette il pallone a terra, serve Mandzukic in posizione regolare, c'è Ken dalla parte opposta, Mandzukic in aria, Mandzukic con il destro, rete, game over a Ramon Sanchez Pizjuan. Mario Mandzukic mette il sigillo sul confronto di Siviglia e promuove la Juventus agli ottavi di finale della Coppa dei Campioni. Gran giocata da parte del croato, che ha resistito alla tentazione di servire Ken sull'estremo settore di destra, è andato invece alla conclusione da sinistra con il piattone destro, conclusione a giro verso il secondo palo che non ha lasciato scampo a Sergio Rico. Il 48esimo e 50 secondi di gioco, la Juventus che vince la partita a questo punto, crediamo meritatamente. C'è intanto una munizione per le proteste a Di Borra, ovviamente i giocatori del Siviglia sono molto arrabbiati, 49esimo e 15 secondi, è finita. La Juventus ha battuto il Siviglia per 3-1 a Ramon Sanchez Pizjuan. Tutte le proteste dei giocatori di casa all'indirizzo del signor Clattenburg della federazione inglese, che adesso ha il suo da fare per allontanare gli uomini di Jorge Sampaoli, anche lui espulso nel corso del secondo tempo. Le proteste sono veramente vibranti, applausi ironici all'indirizzo del direttore di gara, ma la partita è finita, la Juventus ha vinto 3-1, era andata sotto di un gol, quello di Pareca al nono del primo tempo, era riuscita a pareggiare con un calcio di rigore realizzato da Claudio Marchisio in piano recupero della prima frazione di gioco. Poi nella ripresa Bonucci prima al 39esimo e al 48esimo Mario Mandzukic hanno dato la vittoria alla formazione campione d'Italia, che adesso è prima del girone ed è, ripetiamo, aritmeticamente agli ottavi di finale della Champions League. È stata una partita appassionante, gentili ascoltatori, in uno stadio che ribolliva dell'entusiasmo di 40.000 tifosi del Siviglia, che d'accordo hanno molto criticato l'operato del direttore di gara, ma che hanno incitato sempre con grande ardore e grande correttezza la loro squadra, una squadra che comunque rimane ampiamente in corsa per la promozione agli ottavi di finale del massimo trofeo continentale, ora che tutta la squadra della Juve va adesso ad esultare sotto lo spicchio di stadio occupato dai supporter bianconeri. Vi ribadiamo il risultato finale dallo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia: la Juventus ha battuto il Siviglia per 3-1, la Juventus ha conquistato il diritto a disputare gli ottavi di finale della Champions League, e con questa buona notizia Francesco Repice augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.